Quando mi è capitato di nascere, la maggior parte dei miei simili si era allontanata da Dio. E per colmare questo vuoto aveva scelto come nuovo culto l'umanità. L'umanità con tutti i suoi ideali di libertà e di uguaglianza. Tuttavia, non so se per coscienza o per prudenza, non riuscendo ad abbandonare completamente Dio né ad accettare fino in fondo l'umanità, siamo rimasti come alla deriva del mondo, in quella distanza aristocratica da tutto, comunemente chiamata decadenza. Insomma, siamo nati troppo tardi per Dio e troppo presto per gli uomini. La grande intesa tra me e l'universo è sempre stata un mistero. Il grande slancio verso la mia patria non è mai stato vero. Il tenero attaccamento al paese nativo mi sembra l'enfasi pietosa vecchio zio. Tutto quello che ho, tutto ciò che mi resta, è solo questa mia famiglia che non mi basta. Quando non c'è nessuna appartenenza, la mia normale, la mia sola verità è una gran dose di egoismo, magari un po' attenuato da un vago amore per l'umanità. La mia anima è vuota e non è avvisata, se non da me stesso, non so bene da quando l'amore per il mondo mi sembra un paradosso, ma soffrire per gente di cui non si sa l'esistenza mi sembra il segno un po' preoccupante di qualche carenza. Tutto quello che provo è una vana protesta, è solo questa mia coscienza che non mi passa. L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è il consenso a un'apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza è assai di più della salvezza personale, è la speranza di ogni uomo che sta male e non gli basta essere civile. È quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa, che in sé travolge ogni egoismo personale con quell'aria più vitale che è davvero contagiosa. Uomini, uomini del mio presente,
non mi consolo l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io possa dire finalmente: questo è il mio posto, dove rinasca, non so come, quando, il senso di uno sforzo collettivo per ritrovare il mondo. L'appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è il consenso a un'apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza è un'esigenza che si avverte a poco, si fa più forte alla presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno scopo. È quella forza che prepara il grande salto decisivo, che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti in cui ti senti ancora vivo. Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire no. Grazie. Allora, grazie infinite, grazie soprattutto al Circolo Culturale di Milano che ci ha ospitato, che ci ospita in questa bellissima rassegna dedicata a Giorgio Gaber in occasione del ventennale della sua scomparsa. E cominciamo questa sera con il tema, a mio avviso, importante, decisivo. Io ricordo che, io mi chiamo Paolo Dalbon, ho seguito Gaber dall'85, ho convissuto con lui per 1523 repliche. Lui diceva, più volte ha detto, ma in fondo Sandro e io abbiamo sempre detto le stesse cose in 30 anni di teatro canzone. Ecco, credo che probabilmente il concetto di appartenenza o di non appartenenza sia una delle sintesi più precise di quello, dei concetti, delle questioni esistenziali sulle quali loro si sono concentrati e hanno scritto tante canzoni, tanti monologhi, tanti spettacoli. Io a Luca Doninelli e a Gioele Dix, che per motivi diversi sono due persone estremamente vicine a Giorgio Gaber, Gioele come nessuno ha interpretato Gaber e ha dimostrato di essere in perfetta sintonia di pensiero con lui. Luca Doninelli, molto vicino a Giorgio, ha avuto la cortesia di considerare Gaber uno degli ultimi intellettuali del nostro paese. La prima cosa che vi chiedo è: qual è il contrario di appartenenza? Tu sei più bravo. Qui c'è un microfono. Queste cose da settimana enigmistica sei più bravo tu. No, cito la settimana linguistica perché so che è un luogo da te molto amato. Sì, no, sì, anche da Gaber, certo. Anche da Gaber, siamo stati tutti amanti dell'enigmistica. No, mi sembra che tu fossi più preparato su questa domanda. Non so se è acceso. Ecco, è acceso. Ma se io parlo così è uguale. No, ma c'è un problema di registrazione di questo. Allora, non lo so, lui però di questa cosa parla sempre, non è che parla solo nella canzone dell'appartenenza, no? Dice anche, non so, mi ricordo, qualcuno era comunista,
che è una canzone monologo che io amo particolarmente. Qui a un certo punto dice: qualcuno era comunista perché non pensava possibile che ci si potesse salvare senza gli altri, no? Che è una cosa che io ho sempre pensato, cioè se mai dovessi andare all'inferno non ci vorrei nessuno, non ci vorrei neanche il gatto di mia mamma, no? Se andassi in paradiso io ci vorrei tutti, no? Cioè non mi piacerebbe andare in paradiso e sentire dire no, ma dov'è Camillo Fornasini? No, Camillo Fornasini è l'inferno, no? Io a me, no, dai. A me direi, ma no? Cioè, non metto poi mio papà e mia mamma, però insomma, no? Per cui è questo sentimento, che è questo sentimento anche, diciamo, che gli appartiene anche per la lunga militanza comunista. Particolare, no? Lui come Pasolini, no? Lui, mi sembra che fosse lui che diceva: sono di sinistra ma non della sinistra. Sì, no? Lo dice Tony Domascelli, sì, giornalista sportivo. Sì, sì. Però lui me lo disse, Tony Domascelli, sì, citandolo, sì, da Gaber, quindi doveva averglielo detto lui. Ecco. Io quando io prendo tanto l'autobus perché non ho la patente, quindi no. Non guidi l'autobus? No, lo guida qualcun altro, e gli utenti degli autobus sono generalmente, a parte nelle ore di uscita entrata nella scuola, che sono ragazzi, però sono nelle ore normali sono o stranieri o anziani, no? E guardando gli anziani, guardando le persone, ormai ci sto arrivando anch'io, no? Però io tutto sommato uso la città ancora abbastanza bene, però vedendo, insomma, ci sono anche persone, come dire, che vedo che fanno fatica a fare la spesa, a compiere le azioni, e dico, beh, questo mondo non è per loro, no? Ci devo pensare che tra qualche anno, a meno che io non riesca a cambiare il mondo, credo di no, ma succederà anche a me questa cosa qui. Tu vedi la difficoltà, no? E mi viene in mente, io mi sono laureato su Michel Foucault, no? E Michel Foucault dice, partendo da Nietzsche, la morte di Dio, dice, beh, la morte di Dio comporta la morte dell'uomo. Cosa intende questo qui? Che l'uomo non è finito l'umanesimo, cioè è finito l'idea, la passione per l'uomo come centro della conoscenza, quindi dell'altro, dell'altro che sono io, e l'umano diventa una serie di protocolli, no? Lui lo fa, quindi di specialità. No? C'era Dostoevskij che raccontava la storia di quello che aveva un problema a un orecchio, e allora gli viene indicato qual è il miglior medico del mondo per curare l'orecchio, va da questo medico a Parigi, quindi spende anche soldi del viaggio, va a Parigi, e il medico gli dice: mi spiace, dice, io non posso fare nulla per lei perché io sono esperto dell'orecchio destro, mentre lei ha un problema all'orecchio sinistro, no? Questo per intendere come l'uomo come realtà viva, cioè non l'uomo morto, l'anatomia, l'uomo vivo esce piano piano dalla conoscenza. No? E io vedo, perché poi penso, sì, ma per esempio un mondo, se non è un mondo per i vecchi, è fatto per i giovani, non mi sembra neanche pertanto per i giovani, sinceramente, basta pensare un ragazzo che si vuole sposare, che vuole mettere su casa a Milano oggi, insomma, no? Quanti problemi, e deve essere molto ricco di famiglia per riuscire a abitare a Milano, no? E quindi questo fatto che l'uomo esce come dire dall'orizzonte normale, no? Per cui io quando penso a Gaber che dice l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé, io penso sempre a questa cosa qui, quanto è in realtà poco normale oggi
Sì, se, sentiamo, se la sentiamo come sei, se io la sento come ritornello, vabbè sì, l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Cioè, possiamo farla passare come un luogo comune, come una frase dei Baci Perugina, no? Se ci pensiamo bene, non è così. Occorre un grande atto di libertà per decidere, per mettere gli altri dentro di sé, affinché gli altri continuino a vivere. Ecco, io credo che poi la passione, a un certo punto, che in un certo periodo della sua vita ebbe ideologica, no? A un certo punto l'ideologia, dice lui, malgrado tutto, credo ancora che ci sia, no? È la passione per la tua diversità. Credo che sia questa poi, cioè come lui intendeva l'ideologia, magari ne parliamo dopo, no? Credo che fosse questa come dire, questa passione, questa forza della libertà di tenere gli altri, di tenere la compagine umana, tenere la passione per l'uomo dentro il proprio orizzonte. Ecco, diciamo, io col passare degli anni mi sono reso conto che questo qui è una scelta che noi facciamo, come dire, è una cosa che non va da sé. Per cui tu dici, qual è il contrario? Il contrario dell'appartenenza, la dice Giorgio Gaber in una sua canzone, anzi credo proprio nella canzone dell'appartenenza. A un certo punto dice questa frase, no? Che è un po' la sintesi di tutta la pappardella che vi ho fatto io adesso, in realtà. Che dice, e questa strada non sarebbe disperata se in ogni uomo ci fosse un po' della mia vita, ma piano piano il mio destino è andare sempre più verso me stesso e non trovare nessuno. Questo è un po' il contrario, credo, dell'appartenenza. Questo modo di girare alla fine intorno a se stessi, no? Che può essere tenuto in piedi solo se viviamo in una bolla culturale, ma nel momento in cui uno comincia a pensare realmente, ma tutta questo individualismo, no? E succede quello che dice, almeno a me è successo, perché non mi sono mai fatto mancare le domande, ho sempre cercato di non dare per scontato quello che avevo ricevuto, però è vero, andare sempre più verso me stesso e non trovare nessuno. Cioè io cerco qualcuno, lo trovo, o faccio finta di trovarlo. Si può far finta, no? Far finta di essere sani, no? C'era quella canzoncina, ve la ricordate? Quando lui dice, tanto per parlare dell'impegno ideologico, dice, per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio. Le masse, la lotta di classi, i testi gramsciani che lui amava, Cioè non sta parlando di cose che lui odiava, far finta di essere sani. Ecco. David, Gioele, scusami, confidenzialmente, David, perché si chiama David, siamo amici, lo chiamo col nome di battaglia, lo chiamo come nome anagrafico. Fammi una domanda precisa. Perché... No, come tu... che sei stato folgorato sulla via di Gaber nel 1972 con Dialogo tra un impegnato e un non so, giovanissimo. Come secondo te questo concetto di appartenenza attraversa tutto il teatro canzone di Giorgio Gaber e di Sandro Luporini? Dunque io Gaber l'ho conosciuto quando era un cantante che faceva la televisione. Faceva delle canzoni molto, molto strane rispetto alla media, perché tenete conto che il Sanremo, l'ultimo che abbiamo visto, era qualcosa di molto lontano dai Sanremo e dai canzonissimi, insomma, dalle trasmissioni del sabato sera degli anni 60, quelle ancora in bianco e nero. C'erano dei cantanti impostati, anche di qualità, bravissimi, come Claudio Villa, c'era già Massimo Ranieri. C'era già Gianni Morandi, cioè impressionante, alcuni c'erano già. Però tendenzialmente l'esercizio canoro era tutto sull'amore. L'amore sempre più o meno declinato in diverse forme, molto sofferto. E poi ogni tanto usciva fuori
questo signore, questo Gabi, io la prima volta che me lo ricordo avevo, penso, 9 anni, 10 anni, e lui venne a Canzonissima e cantò una canzone che era Go Ganga, nella quale raccontava di un signore che aveva un tic, e questa canzone finiva invece che con un acuto, con una pernacchia. E poi, ovviamente, essendo milanese, conoscevo anche un po' attraverso i dischi sentiti col giradischi da mio papà, il Riccardo, ma per fortuna che c'è Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è il più simpatico che ci sia. C'era Utigino, lo chiamavano Drago, i miei amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago e racconta la storia di questo ladruncolo, e poi c'era il Trani a Gogò. Il Trani a Gogò, che era una cosa, se ci si pensa oggi, sarebbe scorrettissima anche politicamente, no? Chiamare un posto il Trani a Gogò, perché era ispirato a Trani, che si considerava che Trani, paese ridentissimo della Puglia, fosse un postaccio, insomma, no? Per cui c'era comunque questa appartenenza, direi, a un mondo un po' più vero, un po' più concreto, un mondo che faceva un po' capolino dentro questa bolla un po' superficiale, un po' falsa, finta della canzone, del mondo della canzone, come se la realtà non dovesse entrare. Questa era la sensazione che io ho avuto. E quindi devo dire che come prima cosa l'appartenenza, e poi devo dire si è sviluppata, almeno per quanto mi riguarda, in maniera assolutamente coerente per tutto il resto della vita artistica di Gaber, l'appartenenza è proprio il fatto che mi apparteneva, cioè ciò che lui pensava, ciò che lui raccontava, il modo in cui lo raccontava, il suo punto di vista, mi apparteneva, faceva proprio parte di me. Mi sentivo di assomigliarli, soprattutto mi sembrava, e qui c'è il passaggio importante che lui fa nei primi anni 70, comincia ad andare a teatro, rifiuta quella carriera lì, ha voglia di mettersi in gioco, vuole raccontare, andare più a fondo, parlare non solo del bar ma anche di quelli che ci sono dentro, magari anche di quelli che sono in galera, e magari anche di tutto, insomma si accorge anche che nel frattempo, soprattutto in Europa, si stanno muovendo tante cose. Ci sono tanti movimenti di ribellione, c'è il femminismo che sta nascendo, c'è la protesta, ci sono gli operai, c'è tante realtà nuove delle quali non puoi fare a meno di tenere conto se sei una persona che appartiene a questo mondo. E qui torna, secondo me, il tema dell'appartenenza, perché quello che mi colpisce di questo Gaber, di questo ultimo Gaber, così filosofico, che non è in contraddizione con quell'altro, perché Gaber è sempre stato un pensatore, però è quanto lui abbia fatto, come è naturale che sia, una sorta di ripiegamento su se stesso, come era naturale che sia anche per l'età. Capita che a un certo punto uno cominci a guardarsi un pochino più dentro, sia meno portato a fare quello che lui ha fatto per tanti anni, di essere sempre fuori, estroflesso assolutamente, e comunicativo col mondo, quindi... E provare a raccontare ciò che lui sentiva, ciò che lui pensava, non solo, ma lui era anche capace, qui in un altro modo gli si apparteneva, era anche capace di pensare un po' prima degli altri, in anticipo rispetto a tutti noi. A volte andavamo negli anni 70, 76, 77, 78, si andava a vedere i suoi spettacoli, consapevoli. Cos'è successo improvvisamente al mio microfono? Consapevoli che lui avrebbe detto qualcosa che noi avremmo pensato più avanti e che forse ci avrebbe dato pure un po' fastidio di scoprire, perché ovviamente la realtà nel frattempo si faceva molto contraddittoria, tutte queste pulsioni e queste speranze di cambiamento venivano un po' lasciate per strada. Ecco, per cui, per rispondere e chiudere qua per il momento la mia... Credo che lui sia stato soprattutto capace di appartenere al suo tempo, di appartenere come possono soltanto i cantanti. Credo che solo i cantanti abbiano questo lusso. Lo dico da attore che ha le sue soddisfazioni. Io ho persone che mi scrivono, che mi considerano spesso la loro voce, che mi manifestano la loro ammirazione.
però niente a che vedere con quello che possono avere i cantanti. I cantanti, tenendo conto che Gabriel era molto più che un cantante, era un cantautore, però comunque lui cantava. Ecco, esiste qualcosa che il pubblico trasferisce sui cantanti che è assolutamente speciale, un po' perché il cantare è una forma quasi primordiale e quelli che sanno farlo desidererebbero in parte essere come quelli che cantano. Infatti non ci sono, siamo pieni di tutti cantano in Italia, no? E tra l'altro adesso col proliferare dei talent, dei codi di ogni età, ci sono ormai talent anche specializzati per i 65enni, i 68enni, i 34enni, cioè ci sono talent per ogni età, per ogni fascia di età, addirittura il semestre, tu sei il 34enne, ma del primo o del secondo semestre, e c'è un tuo talent. Per cui vi dico solo una cosa che mi disse una volta Baglioni, proprio a Viareggio durante un festival Gaber. Baglioni raccontava insieme ad altri, eravamo dopo cena sul tardi, c'era anche la mia mamma, penso che mi ricordo, che era lì e diceva che bello, penso ho passato una serata con Baglioni. Non era contento di averla passata con me, l'ha passata con Baglioni. E Baglioni, che era così, disse: io per anni soffrivo di cantare Piccolo Grande Amore, addirittura la storpiavo così. E poi mi ricordo che una volta una persona mi prese da parte, una ragazza, mi disse: tu non devi storpiarla perché questa canzone non è tua, è nostra, non ti devi permettere, cioè lui che l'aveva fatta, no? E allora lui dice: ho fatto pace con questa cosa e mi sono reso conto che dovevo cantarla come si deve, perché la gente si aspettava di... E credo che Gaber in questo senso sia stato come tanti, poi per alcuni, perché Gaber era, forse rispetto a Baglioni, che era più diciamo nazional popolare, Gaber era un pochino per intenditore, era un pochino più di nicchia. Però ecco, direi che l'appartenenza, paradossalmente la sua, la prima che mi viene in mente è quella al contrario, cioè non tanto quella su cui lui rifletteva, ma il nostro senso di appartenenza a lui, cioè quanto lui fosse interprete di quello che noi sentivamo. Sì, io posso aggiungere sull'esperienza personale con Gaber che lui, per esempio, era solito dire quando andavamo via da una città dopo il successo che lo spettacolo aveva avuto, diceva: siamo stati bravi. E io, anche gli altri, dicevamo: no, ma sei stato bravo tu. No, noi. Insisteva molto sempre sul noi. E in qualche modo io credo che l'atteggiamento che Gaber aveva quando saliva sul palco, che era un atteggiamento molto minore, un po' guardingo, molto rispettoso del pubblico, in qualche modo la sua domanda era: mi piacerebbe appartenervi. Vediamo un po' se ci riesco. E questo che dici tu, David, tra l'altro ho detto, tra parentesi, David canta benissimo. Ecco, no, voi avete messo musicista, ma non è vero che sono musicista. No, ma canti bene. No, canta bene. No, ecco, a proposito di cantanti invece, allora l'appartenenza è anche amicizia, è anche appartenenza a una città. Proviamo un po' a vedere questo filmato, non piangete, ma guardate questo filmato, poi magari ne parliamo. Grazie Pino. Vincenzina, davanti la fabbrica. Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica. Come se non c'è altro
che fabbrica e hai sentito anche odore di pulito e la fatica è dentro. Zero a zero anche ieri sto mila qui. Non mi gioca più, che tristezza il padrone non c'ha, anche i problemi qui. Vincenzina davanti la fabbrica, Vincenzina vuol bene alla fabbrica, e non sa che la vita giù in fabbrica non c'è. Se c'è con me, pare, 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 dove è tratto? Dove l'hanno fatto? È una cosa Rai che avevamo fatto. Rai? Sì. È una bella storia, Luca, questa. Cioè, anche questa è appartenenza. In qualche modo i due, anche nell'affetto che avevano, nell'amicizia che avevano, rappresentavano un valore che era molto forte, che forse si è un po' attenuato col tempo. Non abbiamo più esempi di legami così forti, di appartenenze così forti. Cioè, tu mi vuoi far fare la parte di quello che risponde alle domande difficili. Prima mi hai chiesto qual è il contrario dell'appartenenza, io ho provato a dirtelo, lui invece non l'ha detto. Ma sei tu. No, voglio dire... Ma l'intellettuale sei tu, studioso, no, sei docente. Io sono un cantante. Lui è un cantante. Guarda, canto come Baglioni, una canzone io adesso così... Ma cosa vuoi che dica di questa canzone qui? Come no, dire, ma... guarda... No, ma non la canzone. L'infinito di Leopardi. Su, cosa dici? Bello, eh? No, ma il rapporto, cioè... di quella Milano lì che tu hai vissuto, come siamo tutti coetanei più o meno, che hai vissuto... Sì, sì. E io vengo da Desenzano del Garda, di la verità. Ma sei acquisito milanese, dai. E negli anni 70 ero uno studente fuori sede. E quindi si sono mescolate nella mia vita notti passate con le finestre aperte perché i nostri calzini maleodoravano e gli autonomi che ci arrivavano alla nostra radio con le bottiglie incendiarie, no? Cioè, abbiamo messo insieme un po' tutto. Però avreste potuto rispondere con i vostri calzini. Non arrivavano così lontano, tornavano indietro, erano dei calzini boomerang che tornavano indietro. Tornavano dal padrone. Sì, tornavano subito dal padrone, non si allontanavano. E adesso io non lo so se oggi...
A me fare l'operazione di nostalgia non piace, quindi c'era questo bel rapporto. Io non lo so se ci sono bei rapporti adesso o no, se magari qualche artista è amico di qualche altro artista. Io non so, io per esempio ho amici scrittori, siamo amici, per quanto possono essere amici due scrittori, no? No, perché comunque diciamo sono... io credo che l'amicizia, il rapporto tra Gaberi e Annacci, che sono come due metà del mondo, insomma, sia stata qualcosa di straordinario, anche perché straordinariamente l'uno riconosceva nell'altro quello che lui non era, no? Ma che lo completava, no? Abbiamo Gaber che è intellettuale, cioè noi non abbiamo parlato di un tipo di appartenenza che è fondamentale, cioè quando tu prima a tavola Paolo raccontava di quando a una manifestazione sull'invasione del Cile, sul colpo di Stato in Cile, no? Quindi lui cantò Chiedo scusa se parlo di Maria, che è una canzone più belle, più straordinarie di Gaber, no? Nel gelo assoluto, perché volevano che parlassero, che parlasse della rivoluzione, no? Certo. E lui dice: chiedo scusa, è più importante che io parli di Maria, no? Ecco, questo per me è l'intellettuale che oggi non c'è più. Cioè lui, cosa intendo io per intellettuale? La dico breve ed è una metafora, quindi uno la deve prendere anche con un po' di intelligenza. Intellettuale è uno che appartiene al proprio pensiero. Cioè, non è un, quando si dice quello è un intellettuale di sinistra, quello è un intellettuale di destra, cioè vuol dire che tutta gente a libro paga. Uno a libro paga non è un intellettuale. Uno che va in giro a vendere i propri discorsi, per me non è un intellettuale. Io non voglio far nomi, perché magari poi c'è il parente di qualcuno qui dentro, no? Però, è come dire, l'intellettuale è uno che rischia. Prima ha detto una bellissima frase, Gioele, a un certo punto Gaber decide di mettersi in gioco. L'intellettuale è uno che ci mette la faccia. Una volta che facciamo una cosa insieme, io e Gaber, io ho avuto la fortuna di conoscerlo purtroppo solo negli ultimi anni della sua vita, dice, vedete, dice, voi scrittori c'avete una cosa, c'avete un problema, che non c'avete il fisico. Cioè, dice, lo diceva Gaber, che di fisico ce n'aveva meno di me. No? Cioè, ci metto il corpo. Ci metto il corpo, cioè col corpo vado davanti a quelli tutti schierati la manifestazione contro il golpe in Cile e canto Chiedo scusa se parlo di Maria. Cioè, quindi sfidando non tanto l'odio dei tuoi nemici, ma l'odio dei tuoi amici. Certo. No? Cioè, questa sfidando l'incomprensione, sfidando il ritrovarti da solo, per amore dell'appartenenza, per amore di avere gli altri dentro di sé. Cioè, teniamo presente tutto questo, no? Allora dico, Gabriele Annacci, Annacci è stato un grandissimo poeta, cioè la canzone che abbiamo sentito, ma tante altre, cioè c'era tutto quest'altro aspetto, no? E io, diciamo, provo una grande anche invidia vedendo un rapporto del genere, e mi piacerebbe molto averlo io, avere qualcuno con cui condividere in questo modo totalmente gratuito. Perché Iannacci è un altro che si è speso e ci ha messo la faccia. Che ci ha messo la faccia, no? Ecco, io credo che questo sia un intellettuale, sia uno cioè uno, per carità, che ha poi le sue idee, ci può essere d'accordo o non d'accordo, no, tante cose, ma come dire, che sa di dover rendere conto prima di tutto a se stesso, no? Hemingway diceva che la cosa più difficile che esista al mondo è una prosa onesta sugli esseri umani. Ecco, lui ha provato a fare una prosa, anche una poesia e una canzone onesta sugli esseri umani, cosa più terribile e più difficile che ci sia. Diciamo, difficile conquistare folle oceaniche in questo modo, quindi per me questo è impressionante. Poi nostalgia di com'era la Milano di allora, non chiedetela a me, non mi interessa. David, tu che in qualche modo
sei di una generazione quasi immediatamente successiva, no, Gabriele Annacci? Dei bei predecessori pesanti, eh? Sì, devo dire con... conoscendoli poi, ho avuto la fortuna di conoscere sia l'uno che l'altro, in realtà, ecco, molto capaci di essere a contatto stretto con la, sia col mondo che vivevano, sia anche con gli imprevisti, le difficoltà della carriera, della scrittura, cioè io, se penso a loro, penso a dei grandi, naturalmente, ma non a degli intoccabili. Erano estremamente concreti, materici. Io ho passato una serata, mi ricordo, con gli Annacci, e abbiamo chiacchierato. Lui, tra l'altro, in quel momento aveva aperto quel locale, il Bolgia Umana, che però funzionava così così, non era soddisfatto, c'aveva un sacco di guai, di problemi. E mi ricordo anche parlando col figlio. Ecco, cioè, voglio dire, loro travasavano anche, sì, mi ricollego a quello che ho detto all'inizio, cioè da subito io percepii da bambino che questi personaggi, ovviamente anche Iannacci in quello stesso periodo in cui Gaber faceva la canzone Go Ganga, lui faceva Vengo anch'io, no tu no, cioè una follia surreale che tra l'altro divenne popolarissimo fra i bambini, cioè a scuola noi era tutti, perché no, ci piaceva da morire. Quindi un grande, e questo è un po' l'insegnamento, per cui se è vero che è un'eredità pesante, cioè è complicato avere, però è anche una sfida, cioè avere degli artisti che sono stati prima di te, che però si sono abbeverati in maniera così precisa, si sono abbeverati alla, come si dice, abbeverarsi alla, tu che sei, no, ci si uno si abbevera dove? La greppia. Abbeverandosi nella o alla realtà, vabbè, un'altra cosa, ispirandosi alla realtà, traendo ispirazione dalla realtà e anche raccontando, mettendo in gioco quello che l'abbiamo già detto, anche ecco, che cosa colpiva, parlo sempre per me di Gaber, è che tu capivi che le cose che lui raccontava le stava vivendo, o le aveva già vissute, o stava provando a superarle. Cioè c'era un vero sforzo di raccontare il proprio percorso, il proprio cammino. Tanto è vero che non sono rimasti né Iannacci né Gaber, seppure in forme molto diverse, non sono rimasti uguali a se stessi. Loro sapevano che da cantanti ed artisti non potevano evitare l'uno di cantare Vengo anch'io, no tu no, tutta la vita, e l'altro Barbera Champagne, che lui faceva sempre alla fine, o lo shampoo, perché quelle cose appunto ormai appartenevano anche agli altri. Però sono stati capaci di modificarsi molto, di cambiare molto. Lo stesso fatto che Gaber abbia deciso di non fare la carriera del cantante tutta la vita, ma si è inventato un genere addirittura che non esisteva, il teatro canzone, e poi ha continuato a scrivere. Ogni anno faceva uno spettacolo nuovo, che uno si domandava, ma com'è possibile che riesca a partorire altre 25 canzoni? Quante canzoni ha fatto Gaber? Le ho mai contate? Tante, sì. Più di molte centinaia. Sì. E tra l'altro non sono mai canzoni buttate lì, eh? Cioè sono canzoni nelle quali riconosci uno stile, riconosci anche a un certo punto un metodo, perché sono canzoni, ne parlavamo tante volte, del fatto che sono canzoni che devono essere molto forti al primo ascolto, perché sono per un pubblico teatrale che non è detto che le verrà a risentire, magari se le risentirà, ma devono avere questo impatto. Quindi è anche un impegno fortissimo, una grandissima capacità anche, che posso dire, di gestire la materia, no? Dei spettacolari artigiani, cioè, poi artigiani di qualità, cioè sembrano quelli dei divani. Ormai non si può dire più, sì, niente, che l'ha già detto qualcuno, spesso per venderci qualcosa, però insomma,
Quindi, ecco, sì, senz'altro un'eredità importante, ma anche uno stimolo. E io, nel mio piccolissimo, credo di avere capito soprattutto quello, che la cosa importante è non fermarsi, se hai la fortuna di avere successo con qualcosa, di non fermarti lì, ma di andare avanti. E Gaber era addirittura irritante a volte, perché tu, voglio dire, dopo Anche per oggi non si vola, spettacolo fantastico del 76, 74. O 74, ma lui fosse tornato, lui tra l'altro metteva solo Gaber, e tu andavi, prenotavi, ti mettevi in coda per prendere il biglietto, ma se lui ti avesse rifatto lo stesso spettacolo, tu saresti stato felice, no? Cioè lui te ne faceva uno completamente nuovo, nel quale ti diceva: ti ricordi quella cosa che tu hai detto? Cioè, bellissimo. No, non va più bene quella roba lì. Cambiato completamente idea. Come? Sì, tra l'altro anche voi, anzi, voi siete dei cretini che ancora state pensando a quella cosa lì. E noi applaudire... però stiamo applaudendo cosa? Cioè ci sta anche randellando noi contenti. E infatti qualcuno cominciava anche a contestare, no? Quando lui fece Polli di allevamento, creò un maremoto, perché disse a tutti quelli che erano venuti lì per sentirsi dire quanto siamo bravi, siamo noi la parte migliore, gli disse: no, voi siete una massa di idioti. Siamo una massa di idioti, perché poi lui non è che dicesse, si tirasse fuori. Questo, no, qua, beh, questo un po' la distanza la prendeva. Sì, la prendeva. Non certo. Era più tanto un la no. Prendeva, sì. Però io volevo, da questo punto, chiedere a Pino di mandare il prossimo filmato, che è un'altra amicizia non così intima e solida come quella con Iannacci, che però ha in qualche modo ha creato un momento di svolta nel percorso di Giorgio Gaber. Grazie Pino. Quando Mario dice, noi testuale, adesso forse non innalzeco le parole, Mario mi potrà correggere, noi non volevamo andare al potere, noi volevamo essere diversi da quello che gestivano il potere. E questo mi sembra una frase importantissima, lo dico perché io, che appunto, come ho iniziato a dire prima, facevo il cantante, mia moglie studiava cinese e russo all'università statale, e io andai con quelli che erano gli attributi in genere dei cantanti all'università qualche volta a prendere mia moglie. Avevo una macchina molto grossa, molto, molto visibile, come appunto si usava allora per quelli che facevano la televisione. E quando io entrai appunto nel baretto famoso dell'università, cioè nessuno contestò questo mio essere, questo mio in qualche modo presentarmi in maniera molto consumistica di allora. E questo mi sorprese molto, nel senso che mi sembrò veramente autentico il fatto che nessuno avrebbe desiderato una macchina di questo tipo, ma in realtà tutti volevano essere proprio diversi nel consumo e diversi quindi nel loro aspetto esistenziale. Questo secondo me è stato molto importante. È questo che mi ha cambiato, cioè questa affermazione mi ha fatto essere un'altra persona, e di questo sono grato al 68 e a Capanna. Grazie. Luca, non è una domanda difficile. 68. No, cos'è successo nel 68 e in questo caso nella lettura di Giorgio Gaber? Come la leggi questa affermazione di Gaber, legata comunque a un movimento come quello del 68? Sai, per noi ragazzi di provincia il 68 è stato il 69 e il 70. Sì, beh, certo. Però era già diverso, cioè coi primi anni 70 era più il movimento studentesco, e cioè noi partecipavamo di riflesso a delle manifestazioni che avevano la loro origine a Milano, che sono state delle manifestazioni in realtà molto ambigue, no? Come dire, per cui io nel 68 ero proprio un bambino, avevo 12 anni, e dopo ho sentito dire che era una cosa diversa il 68 da quello che è successo poi, no? Per cui diciamo l'esempio che fa Gaber dell'automobile, di questa voglia di affermare la propria diversità,
Io lo ricordo forse perché avevano cambiato a fare i programmi televisivi, no? Ballavano i ballerini, ballavano in calzamaglia, non più con i vestiti lunghi, e queste cose. Cioè non, quello che capisco è che fu un fermento, tra l'altro c'è 68 francese, però c'è stato Praga, ecco io ricordo Praga del 68, ricordo questa infamia, in cui però c'era qualcuno che in famiglia stimavano, che diceva che andava bene così, no? Perché io vengo da una famiglia che per metà era proprio comunisti, mio nonno era a Livorno nel 21, per dire, no? Quindi per cui avevo sentito anche queste cose, ci sono stati tanti 68 diversi. C'è stato un 68 americano che comincia ancora prima, comincia in realtà nel 65 almeno, no? E che credo fosse questo fermento che, di cui sento l'eco nelle parole di Gaber, no? Ma poi quello che io crescendo, le conseguenze del 68, almeno quelle che ho incontrato io crescendo, sono state conseguenze di una violenza, di una ferocia che, sì, che io, diciamo, con cui faccio i conti ancora adesso. Sì, questo succedeva anche nella Rivoluzione Francese, però in qualche modo come si lega quello che Gaber racconta con il senso di appartenenza a una razza, vengo da te, David, che in qualche modo poteva essere il pubblico degli anni 70. Poi Gaber diceva negli anni 80 è cambiato, è diventato un pubblico trasversale, in sala c'erano giovanissimi, ma c'erano anche 60-70enni, no? Però quel pubblico degli anni 70, quando Gaber da solo sul palco con le basi, in questo modo assolutamente essenziale, raccontava il mondo e scriveva queste cose ogni anno nuove, c'era un senso di appartenenza, c'era un noi, c'era una razza a cui faceva riferimento, che in qualche modo è quella razza lì di cui parla in questo, sì, la... frammento. Gaber ha scritto una canzone che non ha mai cantato dal vivo e che io ho fatto anche su quella trasmissione su Sky e che faccio poi nello spettacolo che farò a maggio al Franco Parenti, se vi capita. C'è una settimana di spettacolo al Franco Parenti dedicata a Gaber, uno spettacolo nel quale ci sono anche alcuni inediti di Gaber, un paio di monologhi mai recitati da lui. A proposito, l'ho trovato nei cassetti. A proposito, sì, questa canzone che si chiama La razza in estinzione è una canzone amara nella quale lui dice: la mia generazione ha perso, è inutile che ce la stiamo a raccontare, e però dice nel ritornello: la mia generazione ha visto migliaia di ragazzi pronti a tutto che stavano cercando, magari con un po' di presunzione, di cambiare il mondo. È difficile raccontare, anch'io sono coetaneo di Luca, quindi io ho dei ricordi, ognuno c'ha i suoi, insomma. Io pensate che io mi ricordo come fosse adesso, il corridoio della mia scuola media in terza media era il 68 e c'era una trasmissione che si chiamava Hit Parade, che andava dalle 12.30 alle 13.30, presentata da Lelio Luttazzi, che per noi era il verbo, perché grazie a quella radio, a quella trasmissione sentivamo le canzoni nuove. E quella settimana lì, era aprile, mi ricordo, alcune entravano in classifica, andavano già al primo posto. La settimana prima non c'erano, usciva il disco ed erano già al primo posto, ed era Get Back dei Beatles. Io mi ricordo da questa radiolina di un mio compagno che sentivamo Get Back per la prima volta nel corridoio uscendo da scuola. È vero, poi per noi forse è più 69, 70, 71. Che cos'è questo mitico 68 e gli anni a seguire? Sono anni in cui tanti fermenti, tanti modi di pensare, tante aperture, tanti desideri, tante necessità si mischiano in un grande calderone che però si sente nell'aria, che fa sì che a scuola c'è un fermento diverso, che si fanno le assemblee, che si comincia a combattere anche per delle cose, ognuno nel suo ambito. Gli operai combattono per condizioni salariali migliori,
e a questo si mischia. Noi, per esempio, il nostro combattimento più grande era per le interrogazioni programmate, perché era che non ci fosse più l'interrogazione così a il sei politico, eccetera, quelle cose lì. Ma più in generale c'era un'idea che il mondo potesse cambiare, cosa che peraltro è una cosa alla quale si sono tanti quando sono giovani hanno voglia di cambiare, pensano di poterlo fare magari nel proprio privato. In quel caso, ecco, il senso dell'appartenenza era una cosa che veniva sentita da tanti. E naturalmente lì la mitizzazione era facile mitizzare in alcuni momenti storici nei quali questo passaggio è stato fatto, siccome la rivoluzione francese certo poteva essere un parametro ma era un po' meno vicina, la rivoluzione d'ottobre era quella di Lenin, insomma era qualcosa che, e anche un po' la lunga marcia di Mao, la rivoluzione cinese sulla quale si sapeva di meno, però sembrava che fosse anche quella una fonte di ispirazione. E Gaber è straordinariamente capace, attenzione, la cosa che non abbiamo ancora detto, anche se forse è implicita, che Gaber faceva tutto questo prevalentemente facendo ridere, cioè questa era la sua forza, la sua ironia tagliente, ma cioè, i suoi spettacoli si scompisciava da ridere. E io ho se certo. Volete, assolutamente. Se è il momento, vi porto un estratto da questo spettacolo che faccio, e che è un breve monologo che si intitola Ottobre, che lui non ha mai fatto. Paolo, presidente della Fondazione Gaber, un giorno mi ha detto: ma ti andrebbe di leggere cose trovate nei cassetti, magari ci puoi fare qualcosa. E quindi abbiamo messo in scena anche alcune cose che naturalmente sono, questo qui è un monologo che è chiaro che è un abbozzo, e tra l'altro alcune di queste battute sono poi finite in altre cose che lui ha fatto. Però è molto interessante per vedere. Io vorrei farvi solo un piccolo cappello di introduzione, che è l'estratto di un monologo che a Cacca dei Contadini, cos'era? In la, 76, libertà obbligatoria. Libertà obbligatoria, nella quale lui fa un riferimento appunto a ottobre, per poi che così capiate, lo dico per quelli che non sono andati a scuola o hanno fatto, insomma, non volevo dirla questa cosa, mi dispiace, siete tutta gente colta, no? Per ricordarvi cos'è la rivoluzione d'ottobre, diceva Gaber, è la cacca dei contadini, tutto lì, la cacca dei contadini. In Russia, durante la rivoluzione d'ottobre 1917, i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi. Un gesto di disprezzo, di distruzione. Bello, stupendo. Sì, ma perché bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico. Se c'è qualcuno che la raccoglie, e in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva, non la merda, ma il suo significato. Voglio dire, adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di andare a... Però il problema si pone. Oggi si pone perché intanto noi non siamo contadini. Poi non c'è la rivoluzione. Ma soprattutto non si sa dove cagare. E questa è una meraviglia, no? E questo già spiegava un po' come posso dire, metteva il classico dito nell'occhio, quello che dicevamo prima, che era tra l'altro il titolo di una trasmissione che faceva Fo, insieme a Giustino Dorano e Franco Parenti alla radio, molti anni prima, che è il dito nell'occhio, cioè nel momento in cui dico sì, sono d'accordo, siamo tutti d'accordo che vogliamo cambiare, però poi noi non sappiamo dove cagare. Allora, questo è ottobre. Ottobre c'è stata la rivoluzione, quindi dice già passato un altro ottobre e anche quest'anno niente rivoluzione. Passano i tordi, passano le allodole, gli uccelli migratori, la rivoluzione no. Come è imprecisa. È dal 68 che l'aspetto. Era lì
sembrava che da un momento all'altro, Dream, chi è? La rivoluzione, un fiume. La rivoluzione è come il Tamigi, l'ha detto Erich Fromm. Oh, intendiamoci, io mi sono sempre comportato bene, sempre più a sinistra. Tac. E io, tac. Tac, e io, tac. Non mi ha mai scavalcato nessuno a sinistra. Mai un cedimento, duro. Mai bevuto una Coca-Cola. Un buon rivoluzionario non beve mai Coca-Cola. L'ha detto Marx. E a pensarci bene, alle volte, d'estate, te la vedi lì bella, gocciolante, gelata, che sete. Vabbè, io quasi quasi mi impiego. Un momento, mica nel senso che poi mi inglobano, No, no, no. Ecco, vedi, il mostro è lì. Faccio un breve inciso per dire, questo era uno dei temi cardine di quegli anni, cioè come combatto il sistema? Non posso farmi inglobare, devo costruire un'alternativa. L'altra ipotesi era, no, vado nel sistema ma lo combatto da dentro. Perfetto, lui è dentro. Dice, quasi quasi mi impiego, un momento, mica nel senso che poi mi inglobano. Ecco, vedi, il mostro è lì. Prima si diceva, non ti far mangiare, stai fuori col sassino e ogni tanto, tic, è solo questione di mesi. Poi a ottobre, pum, niente. Ora il mostro è sempre lì, è anche cresciuto dal 68, si vede che è un sassino, un altro sassino, e lui, se li ha mangiati tutti i sassini. E allora quasi quasi cambio tecnica, vado dentro, mi inserisco, poi ma subdolo, col sassino, vado lì alla Fiat, col mio sassino, voglio vedere cosa fanno. E poi dal di dentro si può lavorare, perché si è a contatto con gli operai, ogni tanto ne va via uno, si vede che non aveva più bisogno di lavorare, poi un altro se ne va, gli operai diminuiscono. Ma non dovevano aumentare. È già forse gli impianti più moderni, le macchine, la cassa integrazione, che invenzione. Sì, ma dico, se domani non ci sono più gli operai, la rivoluzione chi la fa? I dentisti. Mio cugino Nino fa il dentista. È anche bravo, ha la mano delicata. Non senti niente, discreta carriera. C'ha un trapano bello, 30.000 giri al secondo. Però non ce lo vedo sulle barricate. Il Nino, no. È anche bassino, con gli occhiali, col trapano. No. Ha la mano delicata, però. No. Non si può contare sui dentisti. Suo fratello Aldino, allora. Aldino lo vedo di più. Fa il rappresentante. I rappresentanti sono tanti. E poi non ho mai capito bene se il numero ha la sua importanza nelle rivoluzioni. Vabbè, comunque Aldino va bene, sì, sì, mi sembra più scattante. Eh sì, perché c'è quella faccenda del plus valore. Plus valore, cioè il plus valore sarebbe quella cosa che uno produce in più. Insomma, e gli altri invece... I rappresentanti, per esempio, non producono niente. Che analisi, E allora basta, mi dispiace, ma per l'Aldino, niente, lo vedevo bene, ma non c'ha il plus valore. Povero Aldino, quando gliel'ho detto quasi quasi piangeva. Poi però è andato a ballare. Chi non c'ha il plus valore non fa la rivoluzione. Questo non so chi l'ha detto, ma è vero. Bisogna rivolgersi ad altre categorie di sfruttati. Per esempio, nessuno parla più dei contadini. Il contadino è rarissimo. Da qualche parte del mondo ci sono ancora i contadini, forse, ma qui no. E allora chi la fa questa rivoluzione? Non ci sono gli operai, non ci sono i contadini. Ho trovato l'impiegato. Puntuale, sempre a posto. No, però ripugna di vedere l'impiegato nello scontro armato. Pulito, preciso, senza tuta, vestito bene. Che poi non bene, no, una cosa così, vestito col collettino, il cravattino tutto ordinato, con una certa meschinità. No. Anche la rivoluzione ha la sua dignità.
l'ha detto Benedetto Croce. Benedetto Croce ne ha dette tante, avrà detto anche questa. Oddio, per la verità lui di rivoluzione ha parlato poco, lui parlava più di libertà, democrazia, democrazia, giusto, democrazia. Intanto, ottobre dopo ottobre, il tempo è passato. Mio figlio è già grandino e ancora niente rivoluzione. Non vorrei che un domani mi venisse lui, mi venisse lì e mi dicesse: papà, è democratico. Complimenti. Pino, io introdurrei, direi, l'ultimo argomento con quest'ultimo filmato. Grazie. E Giuseppe? No, Giuseppe è un nostro amico che io non vedo da un po' di tempo. Lui sta lì vicino, lo vede tutti i giorni. Ho saputo che è stato male, ha avuto delle grane. E quindi vado lì e gli chiedo: come sta Giuseppe? E lui: vedi, il capitalismo, nella misura in cui è costretto a reprimere i focolai, si scontra con le sue contraddizioni interne. Sì, d'accordo, ma Giuseppe, so che, e lui, ormai lo sanno tutti, il peso che ha avuto la CIA nel golpe. Sì, lo so anch'io, ma Giuseppe, dico Giuseppe, ah, forse tu non hai seguito, ma Diane usa i Phantom che ha avuto dagli americani e gli arabi hanno i SAM-6 lanciamissili che i russi hanno dato a Sadat. Sì, ma non era tuo amico? Chi? Sadat? Ma no, Beppe! Ma cosa vuoi che mi importi? A me di Giuseppe, di fronte al Vietnam, alla Cambogia. Io soffro per altre cose. Mi fa male il mondo. Gli fa male il mondo. A me mi fa male Giuseppe, la moglie. Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene. Quando dico parlare di Maria, voglio dire di una cosa che conosco bene. Certamente non è un tema appassionante in un mondo così pieno di tensione. Certamente siamo vicini alla pazzia, ma è più giusto che io parli di Maria la libertà, Maria la rivoluzione, Maria Vietnam, la Cambogia, Maria la realtà. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti. Mi interesso di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti. Mi interesso di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria la libertà, Maria la rivoluzione, Maria il Vietnam, la Cambogia, Maria la realtà. Se sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà, la paura, la tensione, la violenza. Avrei capito il capitale, la borghesia, ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria la libertà, Maria la rivoluzione, Maria Vietnam, la Cambogia, Maria la realtà, Maria la libertà, Maria la rivoluzione, Maria Vietnam, la Cambogia, Maria la realtà, Maria, la realtà, Maria, la realtà.
Ecco, questo era un monologo e anche la canzone del 1973. Qui già Gaber e Luporini cominciavano a prendere le distanze da un certo ambiente, da una certa razza, no? Allora, dopodiché questa ricerca però dell'appartenenza è sempre rimasta nel percorso di Gaber e Luporini. Davide, ricordavi che Giorgio ha sempre fatto molto ridere, però poi nei titoli dei suoi spettacoli, se pensiamo alle ultime cose che ha fatto nel 94, Pensare che c'era il pensiero, 2 anni dopo Un'idiozia conquistata fatica, 2 anni dopo La mia generazione ha perso, poi alla fine Io non mi sento italiano, che sfiga, pazzesco, però aveva sempre visto come dire a rimpiangere, no? Questo senso che poi in fondo credo sia sempre riconducibile all'appartenenza, no? E su questo tema com'è che può essere ancora stimolante e utile Giorgio e quello che ha scritto per cercare di nuove appartenenze o scovarle o inventarle? No, la domanda è facile, quindi è per te. Non so, io penso che si dovrebbe rispondere con la gratitudine che ancora suscita in me, in noi, uno che dice queste cose. Perché la canzone che abbiamo sentito adesso è quella che io amo di più di Gaber. No? Cioè questo tormento che lui ha, sia nel momento in cui partecipa a un grande sogno collettivo, sia al momento in cui comincia a capire che qualcosa non va, cioè in tutti i momenti della sua vita, che sono momenti in cui lui si fa lettore di quello che capitava sotto i suoi occhi, no? Ecco, lui ha sempre conservato questo, cioè quello che leggevo prima, no? Quando dicevo però rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, cioè il fatto che il rapporto col presente, con la cosa presente, quando parlava prima di Giuseppe, no? Sì, ma tu mi parli di Giuseppe, io sono sempre colpito dal fatto che erano tutte cose che lui aveva pensato, cioè non stava prendendo in giro qualcuno di cui lui si sentiva nemico, avversario, no? Stava facendo delle considerazioni che riguardavano lui, no? E come diceva prima Gioele, è uno che poi ha detto queste cose qui prima, poi si andava per sentire, magari ti incazzavi, no? Per sentire quello che lui avrebbe, che comunque avresti pensato e avresti capito qualche anno dopo, no? E questo è impressionante. E io sono colpito sempre quando ascolto Giorgio Gaber dal senso del presente, cioè, come dire, noi siamo fatti di passato, di storia, di nostalgia, di memoria, anche di ideologia, di racconto sbagliato, di fake news, eccetera, e poi di progetti, di farò questo, farò quello, sarà così, sarà cos'ha, la paura, che è una cosa che io incontro molto, per esempio, insegnando all'università. No? E Gaber invece punta sul presente, cioè, no, come in quella canzone che tutti amiamo, quando dice a un certo punto, in questa strana cosa che gli succede mentre è in autostrada, no? Dice, è come un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia, è come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. E io tutte le volte che sento questa canzone penso a Leopardi e all'infinito che prima citavo per scherzo, no? Quando dice le morte stagioni è la presente e viva il suono di lei. Cioè come dire, che grande intelligenza, ma che grande umiltà e che grande capacità di dire sì, ci vuole per sentirsi e per essere contemporanei all'altro che mi è simpatico, quello che mi è antipatico, eccetera. Io credo che sia sempre il lavoro più grande, perché tutte le volte che poi normalmente nella mia vita io mi avvicino a qualcuno, io mi avvicino sempre con quello che so già di lui, con quello che penso già di lui, con quello che mi hanno detto di lui, no?
E invece il capire che l'istante presente è un istante gratuito, è un dono, no? E Gaber questo ce l'ha sempre detto in tutte le fasi, in tutti i momenti, in tutto il suo modo di attraversare il tempo, no? Per questo dici, ma cosa c'è adesso? C'è tutto, perché è così che... è bello ed è umano star davanti alla realtà, cioè l'appartenenza, no, in questa illogica allegria, no, è un dono, no? E lui cerca sempre l'eco, il segno di questo dono. Non è mai qualcosa che costruisco io, non è mai il progetto. Lui fa i progetti come tutti noi, no? Ma poi gli viene da ridere. No, io prima, vi ricordate quello che è in, dice anche per oggi non si vola, quello sketch, tu lo faresti meravigliosamente. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? L'ha fatta. No, ecco, l'hai fatta, Davide, sì. Perché sei nelle tue cose. Ecco, questa, adesso io non so concludere molto i discorsi, no? Però per me questo dono del presente, questa capacità di cogliere il presente come qualcosa che è sempre più importante di ciò che ho già pensato, ciò che ho già detto, ciò che ho già sentito, di quello che mi hanno detto. Questo secondo me occorre un esercizio grandissimo di libertà personale. David, tra l'altro Gaber, come molti probabilmente sanno, a un certo punto ha abbandonato il teatro canzone per una decina d'anni per dedicarsi al teatro di vocazione, per poi riprendere nell'ultima decade della sua carriera al teatro canzone. Però quando parlava del teatro di vocazione c'era una frase che ricorreva, diceva che l'individuo oggi, cioè due cose diceva, l'individuo oggi è una caramella di merda ricoperta di cioccolato. Questa è la prima cosa. L'altra diceva, l'individuo oggi ha braccia abbastanza lunghe per abbracciare il mondo, ma troppo corte per abbracciare un amico. E come, fatta questa premessa che non c'entra niente, però la domanda che volevo farti, ma che cosa puoi dire tu come padre, visto che hai dei figli anche molto giovani, sul concetto di appartenenza, sull'appartenenza, che testimonianza portiamo ai nostri figli? Questa è, però devi farla a lui questa domanda. Ah, già vero. ma lui non ha figli piccoli come te, invece lui ha figlio, suo figlio è grande. Tu hai un figlio solo? Due grandi, no, però. E allora? È una domanda difficile. Non so rispondere. Diciamo che quello che Gaber ha fatto è di vivere una vita da uomo responsabile, da uomo calato nel suo tempo, da uomo che si assume diciamo il peso, e spesso chi lo fa in certo senso anche per quelli che non lo fanno, di preoccuparsi di che cosa succederà, di preoccuparsi. E questo era un po' il motivo per il quale era molto amato, e lui a sua volta amava i primi anni 70 e il mondo e l'atmosfera che girava, perché nell'aria c'era questo, nell'aria, nei discorsi, nei pensieri, nei comportamenti di tanti c'era questo desiderio di prendersi a cuore le sorti del mondo. Se vogliamo, questo assomiglia un po' a quello che ancora oggi, maniera magari più disarticolata, fanno certi giovani, cominciare da Greta Thunberg, che è, diciamo, un po' un esempio, ma perché poi oggi viviamo ancora di più di simbologie, di anche un po' spicce, no? E soprattutto io credo che lui, dicendo questa cosa importante che dice nella canzone Maria, dice voglio capire. Per capire la realtà devo capire Maria, cioè per fare la rivoluzione devo cominciare a cambiare me stesso. E questa era una cosa che comunque noi avevamo in quegli anni da giovani capito, e non eravamo certo i primi a capirlo nella storia, perché questa è una cosa che hanno capito già i saggi greci. Cioè, voglio dire, è una necessità che è alla radice della nostra fede.
Ecco, perché poi c'è da dire questo, che la visione di Gaber è una visione etica, non, sul fatto che lui fosse uomo di fede, religioso o meno, non mi addentro, però certo era un uomo che aveva una grandissima senso alto dell'umanità, cioè che essere uomini, essere donne, era non soltanto un privilegio, ma era anche un carico importante, era una cosa dalla quale non ti potevi in nessun modo esimere. Poi certo c'è chi se ne frega, ma... E un'altra cosa, quindi da un lato mi sento di dire che ai miei figli potrei dire cercate di non allontanarvi troppo da voi stessi, cercate di essere vicini a voi stessi, il che vuol dire essere vicini per esempio alle persone che vi vogliono bene, alle persone, quanta solitudine, quanta ingiustizia c'è già solo nelle famiglie, nelle case, cerchiamo di parlarci di più, di essere più attenti, di essere più attenti ai bisogni dei propri compagni di classe, a tanti bambini e bambine che magari sono più sfortunati, che hanno magari dei problemi. E poi invece gli direi anche, e gli dirò forse, cercherò di spiegargli che è sempre più complicato parlare di Maria, perché, e questo Gaber per esempio lo ha capito e lo ha cercato di spiegare anche a chi era un pochino meno accorto e con gli occhi meno attenti, la controparte non è più così chiara, cioè questa cosa in cui, che non si sa dove cagare, è buttata a ridere. Lui tra l'altro dopo diceva cosa caghiamo sul Brion Vega. Il Brion Vega era il televisore bianco, cioè oggi simbolo del consumo, Samsung 60 pollici, cioè con chi ce la prendiamo. E il problema è questo, che Gaber aveva già capito, anche lì non era il solo, ma era un'intelligenza illuminata che lo ha capito e lo ha spiegato, ho provato a spiegarlo prima degli altri, il nemico si nasconde ormai, e non è più così facile capire dov'è il nemico, anzi, il nemico è dentro di noi, per cui parlare di Maria significa anche cercare di far uscire il mostro da noi. Io certe volte, ve lo dico senza fare discorsi troppo complicati, sono convinto che valga la pena che io mangi lo yogurt e poi pulisca tutto il residuo e bello pulito lo metto nella plastica, poi la plastica la vado a mettere nel coso della plastica. Poi vado lì e trovo un sacchettone in cui c'è dentro tutto, perché il mio vicino di casa se ne è fottuto, ha messo tutto in un sacchettone. E vabbè, e in quel punto dico perché ho fatto tutta questa cosa di pulire le cose non le, per poi, perché lo faccio, perché sono convinto che spero che lo facciano in tanti, però ho anche la sensazione che quello che io faccio non cambierà niente. Sempre di più abbiamo questa sensazione di essere dentro un gioco talmente grande, un disegno talmente complicato, e qui noi non... Ma questo è diventato un po' in tutto, cioè se a te ti si guasta una cosa, ti si guasta un telefono, una cosa, tu non puoi più andare come facevamo noi, che eravamo di un'altra generazione, andavamo da uno, diciamo scusa, hai venduto sta cosa qua, no, adesso tu chiami un call center, ti risponde uno, forse neanche dall'Italia, il quale ti dice delle cose e tu sei impotente, cioè non hai un muro di gomma davanti a te, cioè tu non hai più nessuno con cui incazzare, non hai più nessuno su cui cagare, niente su cosa cagare. E quindi penso che ai miei figli cercherò di, quando mi faranno delle domande, gli dirò c'ho un mio amico Luca Doninelli che è bravissimo a dare risposte, parlate con lui. Infatti. Grazie dell'amico. Però scusami, secondo me è bello che tu invece lavi le cose anche se il tuo vicino fa così. Se non ci sei certo. Neanche, perché secondo me almeno tu un po' di questa idea alta dell'uomo, cioè non è solo rispettare le regole, è anche avere un rispetto. Yeah. Per cui se cominci anche tu a buttare tutta la merda dappertutto è anche peggio. No, certo. Mi permetto di fare, se mi concedete, un piccolo salto dentro la mia cultura. Io sono ebreo e nella nostra cultura ebraica
religiosa c'è un'idea del bene e del male raffigurata da una bilancia, cioè ci si domanda spesso, se lo si domanda fin dagli inizi della nostra vita sulla Terra, che serve fare del bene, visto che il mondo va così male, il male vince sempre, così almeno parrebbe, no? Che quindi è così minoritario fare del bene, a che scopo fare del bene? Quindi è un tema che abbiamo fin dalle radici, e c'è questa immagine molto potente che dice: tu devi immaginare che il bene e il male siano esattamente su una bilancia a pari, totalmente a pari. Allora, quando tu devi decidere di fare una cosa, devi decidere se metterla sul piatto del bene o sul piatto del male. Cioè, il tuo gesto farà pendere la bilancia dalla parte del bene o dalla parte del male. Questa è l'idea illusoria, secondo me, però ben raccontata, che quello che tu fai farà del bene, farà pendere. Comunque, se a Ninive si troverà un solo giusto, non la distruggerò. E certo, infatti non l'ha distrutta. E Giona però si incazza, ci rimane molto. Sì, perché dopo ti dico un libretto che mi piacerebbe fare insieme a te. Beh, su questa questione. Dopo te lo dico. Io volevo dare solo un suggerimento, no? Leggendo e rileggendo i testi della canzone dell'appartenenza e della canzone della non appartenenza, che sono molto legati insieme, il modo con cui proprio la struttura, ma anche chiedo scusa se parlo di Maria, è sempre: io potrei avere tutto, potrei essere tutto, ma se non c'è quello non c'è niente. La canzone dell'appartenenza, Corinzi 13, se anche usassi la lingua degli angeli ma non avessi la carità, niente mi giova. Io non sono nulla. Se anche dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, non sono nulla. Ecco, volevo solo dire come questa cultura, questo genio che ci viene da lontano, un genio del nostro tempo, lo raccoglie, lo sente nell'aria, sente Bravo. La profondità del pensiero. Dice: pensare che c'era il pensiero, ma è colpa nostra se noi restiamo alla superficie, no? Gaber recepisce, cioè se io, San Paolo dice, se io non avessi la carità non sono niente. Gaber dice, se non avessi l'appartenenza non sono niente. La mia domanda con cui vi saluto è: non è che le due cose si somigliano molto? Sì, assolutamente. Allora, io ringrazio David Giovene, ringrazio Luca, ringrazio Camillo Fornasieri. Allora, devo fare due comunicazioni che Camillo mi ha chiesto di fare, io volentieri faccio. Allora, l'uscita sarà possibile per chi lo desidera riservarsi il posto per i prossimi due incontri dedicati al ciclo di Gaber, Il mistero di un uomo e una donna, il 2 marzo, e Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione, frase che piace molto al mio amico Davide, del 16 marzo. Il Centro Culturale di Milano è un luogo di incontro per te e per tutti, e per questo chi vuole sostenerlo economicamente può aderire alla campagna Amici del Centro Culturale di Milano. Con una donazione si può diventare amici per un anno intero e si avranno diritto a varie agevolazioni anche con i teatri. Sì, certo, con l'Oscar. Si può versare la donazione attraverso il sito del Centro Culturale, la pagina Amici del Centro Culturale di Milano è interamente deducibile sulla dichiarazione dei redditi. Poi ricordiamo che il 24 febbraio ci sarà un incontro dal titolo Senza cultura non c'è persona, al tempo dei desideri unici, un dialogo sul libro con l'autore Olivier Roy, a cui parteciperanno altri docenti, e dal 23 febbraio al 16 marzo ci sarà qui una mostra del fotografo Pino Ninfa sull'Amazzonia e sugli stati del Sud America. L'ultima cosa invece la dico riguardo alla Fondazione Gaber: sono in vendita 10 copie di un libro rarissimo di Sandro Luporini, che racconta, non più in commercio, che racconta il percorso culturale con Giorgio Gaber, e 5 CD con la registrazione dell'ultimo spettacolo di Giorgio Gaber. 15 copie in tutto. È evidente che se queste copie non riescono a essere vendute, la Fondazione Gaber deve chiudere la sua attività, ma non sentitevi obbligati per questo.
e facciamo che sia Giorgio a salutarci. Grazie Pino. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case, le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case, in casa non si sentono le trombe, in casa ti allontani.